me somebody. Let's go. Amici di GuruWeb.tv, eccoci trovati in un'altra puntata sportiva. Una new entry e un ritorno, sempre graditissimo. Poi lui confermerà la vecchia famosa leggenda. Paolo Rossi, vice sindaco e assessore allo sport e alle manifestazioni del comune di Andorra. Ciao Paolo. Ciao a tutti, un saluto a tutti. È una grande campionessa, primatista, campionessa italiana di sollevamento pesi, Milena Gianelli, nonché una delle importantissime testimonial di Andorra, Comune Europeo dello Sport per il 2018. Grazie di essere qua. Grazie a te. Ancora emozionata? Abbastanza. Hai visto che Razza di Romagna c'era prima a precederti qua a registrare? Ecco, allora abbiamo intervistato poc'anzi, come hai sentito, Stefano Scarlatta, vice campione del mondo e campione europeo di bodybuilding, no? Tu fai sicuramente pesi. Quando è iniziata questa avventura, questo amore con la pesistica? Allora, in realtà è iniziata da molto poco, perché ho fatto 3 anni di CrossFit, che è una disciplina che unisce tutto ciò che è fitness, e attraverso questo sono arrivata a conoscere il sollevamento pesi, che pratico da 6 mesi in realtà, o poco più. Poco più. Pochissimo tempo. Sì. Poco tempo, e mi sono trovata subito bene, ero piuttosto bravina con il bilanciere, e quindi ci siamo dedicati da 6 mesi a questa parte. Amore a prima vista, 6 mesi, ma ho ottenuto subito dei risultati strepitosi. Sì, mi sono qualificata alle finali italiane seniores, sono arrivata terza dietro a un'atleta olimpica, tra l'altro, quindi per me è stato un risultato importantissimo, e sono campionessa italiana juniores nella mia categoria di peso, che è alla 69 kg. E ho anche fatto un record italiano di strappo, che è uno dei due tipi di sollevamenti che si fanno in gara. Quanti sollevate? 83 kg. Della serie che mi posso sollevare tranquillamente, allora. Sì, sì. Il mio peso forma più o meno quello. Paolo, abbiamo una grande campionessa come testimonial di Andorra Comune Europea del 2018, che non è l'unica testimonial, perché Andorra è ricca di grandi campioni. C'è lei, c'è Mirko Celestino, ma non solo Mirko Celestino. Abbiamo presentato questa candidatura perché credevamo che Andorra meritasse questo titolo, e abbiamo merita pienamente, per quel che mi riguarda. E abbiamo scelto dei testimonial. Milena è stata una di questi, e lei insieme a Mirko Celestino, Riccardo Gagliolo, Werther Secchi. Riccardo Gagliolo, ricordiamo, che gioca nel Carpi, è stato promosso 2 anni fa in Serie A, ha realizzato il gol in Serie A, adesso proverà di nuovo le salite in Serie A col Carpi. E Marcos Ferrazza e Werther Secchi, che citavo prima, e Alessandro Luisi sono stati i nostri testimonial, e ci hanno aiutato a convincere la commissione che ha visitato Andorra nei mesi passati a darci questo ambito premio. Non ci sono solo dei testimonial importanti nella loro qualità di campioni, non ci sono solo le società, che sono tante ad Andorra, che è una città molto più dimensionata di Albenga, recente città europea dello sport 2016, ma diciamo che ad Andorra ci sono anche molte strutture, Paolo. Molte strutture, abbiamo 2 campi da calcio che fra poco anche stiamo modernando, abbiamo un palazzo dello sport, una pista di pattinaggio, uno sferisterio, 2 circoli di tennis, abbiamo veramente un bocciodromo, abbiamo veramente la possibilità di praticare sport in strutture sportive comunali, moderne, funzionali. Abbiamo la possibilità di fare vela e di fare windsurf, kitesurf, SUP e tutti gli sport, diciamo, di mare con pieno titolo, perché il Golfo di Andorra è un golfo che si presta a questi sport. Abbiamo una rete di sentieri fantastica, forse dopo per outdoor da seguire, ovviamente, anche con le manifestazioni di Mirko Celestino di bike. Esattamente, abbiamo delle manifestazioni di livello italiano, basti pensare al triathlon di Andorra e al rally di Andorra e tante altre che vengono realizzate. Ho citato solo pochi esempi, quindi abbiamo messo tutto questo alla Commissione Europea per farci dare questo risultato, e ne siamo fieri, siamo orgogliosi di averlo. Festeggiamo il Comune Europeo del 2018 con la 22esima edizione dello Sportivo l'anno prossimo, guarda. Bene Stefano, è un piacere. Milena, senti, tu sei arrivata al sollevamento pesi da pochissimo tempo, ma prima nel tuo percorso sportivo ci sarà stata qualche altra esperienza, vero? Sì, sì, ho iniziato a praticare sport all'età di 6 anni, ho fatto 10 anni di ginnastica artistica,
e una disciplina che molto rigida che mi ha aiutato sicuramente nel percorso di crescita e mi ha impostato bene per tutti gli sport che ho affrontato successivamente. Assolutamente sì, soprattutto per la mentalità, per lo spirito di cui bisogna infondersi. Senti, cosa hai provato? Che emozioni hai provato quando hai vinto questo titolo in maniera, penso, per te forse imprevedibile, o forse era messo in conto? No, non è mai, niente mai scontato nello sport, può sempre succedere di tutto, quindi non bisogna mai perdere la concentrazione anche quando la vittoria sembra quasi semplice. Non è stato semplice, sono stati tanti gli allenamenti, è stata una grandissima soddisfazione, anche perché avendo iniziato da poco, trovarmi a competere con atlete olimpiche della nazionale per me è stato molto... Milano Gianelli, cosa c'è? Come hai detto prima, Stefano Scarlatta, nel tuo immediato prossimo futuro di atleta? Di atleta, allenarmi tanto e cercare di diventare più forte. Per adesso obiettivi aspettiamo ancora un attimo e continuiamo con la Ci preparazione. Sarà qualche gara comunque in prospettiva? Sicuramente, sicuramente. Vedremo a livello italiano, magari a livello europeo. Ritorni qua con un altro titolo. Speriamo. Paolo, 30 secondi per dirmi cosa c'è ad Andorra ancora nell'estate come manifestazioni di clou da vedere. Beh, a livello sportivo abbiamo la 6.30 ad agosto, domenica 6 agosto, e abbiamo l'obiettivo di raggiungere 1250 partenti, una manifestazione che l'anno scorso ce ne ha visti 1000, quindi quest'anno l'Andorra Race, che è l'associazione che la organizza con il patrocinio del Comune di Andorra, punta a questo importante risultato. Siamo convinti che alle 6.30 di domenica mattina ci saranno 1250 persone che passeggeranno, correranno, faranno sport nella nostra cittadina. Secondo com'è 1251? Secondo come mi sveglio. Molto bene, sai. Ti diamo questo pettorale, lo faccio stampare apposta. Paolo Rossi, vice sindaco, assessore dello sport e dell'amministrazione del Comune di Andorra, nonché cannoniere anche del Pietraligure, che ha vinto il campionato di promozione gironea, è la brava campionessa italiana di sollevamento pesi, un'autentica rivelazione, Milena Gianelli. Ci rivediamo qua, d'accordo? Grazie a tutti voi, ci rivediamo per un'altra puntata, ormai non dico più di sport o altro, di tutto.